Io sono qui per venirti in soccorso, provare ad aiutarti, e perché immagino che come me tu stia avendo problemi a, almeno questa cosa capita a me, stia avendo problemi a gestire la quantità di pensieri e preoccupazioni e cose da fare dopo post vacanze, diciamo così. Di solito si stacca, e quando si stacca, quando si è in vacanza, si hanno molti meno pensieri e preoccupazioni. Spero anche a tutti voi. Ma diciamo che dopo una pausa i pensieri tornano fortissimi. È quasi come se avessi perso dire che oggi proverò tre metodi, due metodi e mezzo, per provare a rimuovere i pensieri, a mettere ordine nella tua testa, a donare calma e pace alla tua mente. Non pretendo di rimuovere tutti i pensieri, ma almeno di rallentarti, di darti un po' di tregua, e così facendo di riuscire a regalarti un pochino di relax e magari anche un meritato riposo, perché no? Sarebbe bello, no? E ti chiedo, come primissima cosa, di concentrarti sulle mie mani, sulle mie dita. Assolutamente veri sulle mie dita, in modo da provare a ipnotizzarti leggermente. E tutto ciò che devi fare in questo momento è cercare di catturare con lo sguardo questi brillanti, di seguirli, di farti incantare.
usare.